L'ultimo miracolo eucaristico riconosciuto ufficialmente dalla Chiesa risale al 25 luglio del 1969 a San Mauro la Bruca, un paesino in provincia di Salerno, quando dopo il furto di un calice d'oro contenente ostie consacrate della Chiesa del paese, una bambina ne ritrovò 63 che ancora oggi si custodiscono integre all'interno della Chiesa. A distanza di quei 45 anni dal fatto, noi abbiamo rintracciato quella bambina, oggi adulta e unica testimone in vita di un miracolo eucaristico riconosciuto. Ricordo che era una bellissima giornata, cielo molto azzurro, l'aria era ancora fresca al mattino e uscii molto presto con mio nonno Giovanni a fare una passeggiata per il paese. Arrivammo in piazza della chiesa e mio nonno continuava a passeggiare, a godersi il panorama che si affaccia appunto sul promontorio di Capo Palinuro. E io, bimbetta di 6 anni allora, continuavo a giocare, a correre, salire, scendere le gradinate del vicolo Castelluccio, che erano poste proprio all'ingresso laterale della chiesa. E niente, fu proprio mentre correvo, saltavo per queste gradinate, che la mia attenzione proprio cadde su della legna accatastata subito lì di fianco alle gradinate, che era cosparsa di tanti piccoli cartoncini rotondi. Io allora li definii così, comunque dall'aspetto comunque misterioso. Io le guardai, ma non le toccai, mi sentii intimorita comunque da questa cosa. E niente, corsi a chiamare mio nonno perché venisse a vedere che cosa fossero e che mi spiegasse qualcosa. Professore, noi ci troviamo a San Mauro la Bruca, questo piccolo esatto. Centro di quanti abitanti? 630 abitanti, compresa la frazione. Siamo in provincia di? Salerno. Ora, per questa strada, nel lontano 1969, camminava chi? Camminava una bambina di nome Gerardina Amato e camminava e giunse... Dopo aver il 25 luglio del 1969, mentre camminava, cosa trova? Cosa succede? Trovo 63 particole. 63 ostie? Ostie, particole. Qua, in questo posto qua, esattamente. Vediamole. Qui cosa questo... c'era all'epoca? Cosa c'era all'epoca? No, all'epoca qua, diciamo, c'erano della spazzatura, c'era della roba così, buttata così, casaccia, non c'era nulla di particolare. Quindi c'era una catasta di legna sulla quale trovo queste ostie. Queste ostie, 63 ostie erano? 63, che si conservano adesso. Ok, queste 63 ostie erano frutto di che cosa? Di un furto sacrilego che era avvenuto nella notte da parte di ignoti ladri. Ancora ignoti? Ignoti, sono rimasti sempre ignoti, che penetrarono all'interno della chiesa. Per rubare cosa? Per rubare gli arredi sacri, i vasi sacri. Cosa è stato rubato poi? Rubarono, per esempio, rubarono le reliquie dei santi patroni, di Sant'Eufemia e di San Mauro. Rubarono, okay. Rubarono anche qualche vaso sacro. E insieme anche la pisside che conteneva queste È chiaro, evidente. No? Quindi uscendo di fretta, buttarono. Mio nonno arrivò e niente, per lui fu subito chiaro, insomma, che si trattava di sante particole. E mi spedì a chiamare immediatamente il parroco del paese. E io mi ricordo ero piuttosto intimidita dal fatto che dovevo bussare alla porta del parroco della casa parrocchiale. Comunque andai, bussai e il parroco, che allora era il Don Pasquale Allegro, e venne nel giro di pochissimo tempo. Dopo aver recitato, si inginocchiò e cominciò a recitare tantissime preghiere, per me allora mi sembravano interminabili. Insieme a lui si inginocchiò anche mio nonno e poi raccolse queste sante particole. Insieme alle sante particole io notai che c'era anche il calice con la sua sovrastato dalla sua croce, buttato lì fra quella legna accatastata. Cosa succede poi? Cosa fa questa bambina?
avverte il nonno che si trova nei paraggi. Sì, avverte il nonno. E cosa gli dice al nonno? E che ha trovato, ha visto queste... Lei non sapeva nemmeno che cosa fossero, perché era una bambina piccola. Ho visto queste cose bianche che stavano. Il nonno viene qua e si accorge che erano delle ostie. È lui che si rese conto, in effetti. Cioè il nonno di questa bambina. Si rende conto che per terra c'erano le ossie presumibilmente consacrate, visto che erano contenute. Esatto. Poi evidentemente vide che la porta era aperta. Cosa ha fatto il nonno quando ha visto queste ossie? Andò ad avvertire il parroco che abitava qua, nella canonica. Come si chiamava il parroco dell'epoca? Don Pasquale Allegro. Don Pasquale Allegro. Secondo lei il nonno, quando ha visto queste particole, insomma, si è commosso, pianto, ha immaginato subito che cos'era? Sì, in effetti già il nonno si rese conto che era avvenuto qualcosa di molto grave, era avvenuto probabilmente un furto, qualche cosa. Allora si precipitò ad avvertire il sacerdote. Dopodiché sono entrati, il sacerdote è uscito da quale porta? Da quella porta lì, abitava là. Questa è la porta della canonica. Sì, è quella. Esatto, la porta della il sacerdote è uscito, ed è venuto qua per verificare cosa fosse accaduto e ha constatato anche lui che c'erano queste particole. Le ha raccolte, immagino. È tornato un'altra volta nella chiesa, ha preso una teca, è tornato qua, si è inginocchiato e ha pregato così, molto commosso, e ha collocato le particole dentro questa teca. Da piccola, allora, quando avvenne il fatto, mi ricordo che rimasi piuttosto impressionata da questa cosa, perché capii che era successo un fatto veramente grave, questo furto sacrilego in chiesa, per cui ne rimasi piuttosto impressionata. Poi sentivo lo sgomento della gente del paese, a casa mia, insomma, di questo evento così brutto, ecco. E in un secondo tempo, quando si cominciò a parlare, insomma, di miracolo eucaristico, io non mi sentivo importante, ma mi sentivo onorata, ecco, per essere stata uno strumento, diciamo, uno strumento del Signore a questo fatto così grande e misterioso, insomma. Adesso da grande trovo che sia veramente difficile spiegarlo con delle parole. Io provo un sentimento profondo, a volte di serenità, ma nello stesso tempo di turbamento, per essere stata sfiorata da questo mistero così grande, insomma. Il chirichetto del santuario? 50 anni e più. E quanti anni aveva quando ha cominciato a fare il chirichetto? Parecchi anni fa, non lo sappiamo, l'anno. E? Ho 69 cose, legge che a Bermenangio usa che stanno una volta. E ti chiamato un bascare, tu a chiesa aperta che sono la prima di la prima mattina. Per lei lo è un miracolo? Sì, sì. Dicono che sia stato qualcuno del posto il ladro. Secondo lei è vero? Ma questo... Qualcuno del paese? Ma non mi ricordo. Cosa dice la diocesi di questo segno eucaristico? Il vescovo del tempo, Monsignor Biagio d'Agostino, promulgò un decreto con il quale stabilì che le sacre specie ritrovate 25 luglio del 1969 fossero conservate in perpetua adorazione e riparazione nella chiesa parrocchiale di San Mauro la Bruca, che divenne da allora santuario eucaristico.
possiamo definirlo un vero e proprio miracolo, perché non c'è stato nessun approfondimento scientifico. Però, nonostante questo, dal nostro occhio ha visto, l'abbiamo visto prima, particole fresche, come se fossero di qualche giorno fa e non di 50 anni fa circa. Le ostie sono integre e incorrotte e sono visibili da tutti. Dopo questo evento c'è stata una fioritura di vocazione nella nostra comunità. Qui c'è l'adorazione eucaristica quotidiana, la gente entra in chiesa per fare la visita a Gesù sacramentato e abbiamo 3 sacerdoti, siamo in 3, questo piccolo paese. Lei si ricorda qualcosa, signora? Eh sì, il 69 che l'ho trovato là l'ostia davanti alla chiesa, là. Una bambina di 6 o 7 anni. Questa bambina poi chiamava il sacerdote, Don Pasquale Allegro, e l'ho detto a raccogliere. Ma secondo lei chi è stata a rubarle queste ostie? Qualcuno del paese? Non lo sappiamo, questi ladri che sono stati. Ma qualcuno del paese, no? No, penso di no. I ladri fuori, che sono pigliato la cosa d'argento, là di sono stato via. E la bambina che trovò, una bambina di poco più di 6 anni, che trovò le sacre particole, era mia scolaretta alle scuole elementari.